Siamo lodati Gesù e Maria. Questa splendida liturgia della 24esima domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ci fa riflettere un po' sul mistero, un bel po' sul mistero della Divina Misericordia, sotto vari punti di vista, già approfonditi alcuni nelle prime due omelie. Oggi ci resta la parte più bella, che è la splendida pagina del Vangelo con le tre parabole della Divina Misericordia secondo Luca, di cui la terza, quella cosiddetta del figlio il prodigo, o se si preferisce del padre misericordioso, è esclusiva solo dell'Evangelista Luca. Un breve riassunto: nella prima lettura abbiamo contemplato come la misericordia di Dio scende, nonostante i peccati gravissimi, quali quello di idolatria del popolo di Israele, per le preghiere di intercessione di colui che è chiamato a intercedere per il popolo. Mosè, abbiamo visto ieri sera, figura di nostro Signore Gesù Cristo e figura anche di tutti coloro che lo rappresentano in questo mondo e che sono chiamati a pregare per il popolo. Vi dico, la messa che stiamo celebrando adesso, questo perché ricordiate anche voi, l'ho detto anche ieri sera, dovere di un parroco, è la messa che il parroco ogni domenica ha il dovere, sotto pena di peccato grave, di celebrare per il popolo che gli è stato affidato. Io non posso prendere nessuna intenzione a questa messa domenicale. E se mi trovo fuori parrocchia, la domenica, quando celebro, devo applicare questa messa per voi o per le comunità in cui domani sarò parroco. La seconda lettura è la grande esperienza personale di incontro con la misericordia di Dio fatta da San Paolo. Sono stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento e sono diventato apostolo. Nell'omelia precedente ho sottolineato che questa lettura introduce un tema importantissimo, perché San Paolo dice: ho agito per ignoranza, anzi, addirittura pensavo di fare bene perseguitando i cristiani perché ritenevo che Gesù fosse un eretico, e invece poi mi sono accorto che stava a fare un disastro. Quindi l'ignoranza, come qualcuno ci dice, ci salva da tanti gravi peccati, anche se è il nostro dovere colmare l'ignoranza, perché se facciamo qualcosa di male per ignoranza, la nostra responsabilità è diminuita, ma quel male resta male e fa male sia a noi che a chi sta intorno a noi. E adesso veniamo al Vangelo. Queste tre parabole: pecorella smarrita, moneta perduta e cosiddetto figlio prodigo, ci dicono, prima ve lo introduco brevemente, tre messaggi fondamentali rivolti a ciascuno di noi. La prima parabola ci dice che per Dio tu sei unico, parola d'ordine, unico. La seconda parabola, la moneta perduta: tu davanti a Dio hai un valore inestimabile, tu sei prezioso, tu sei unico e tu sei prezioso. E il figlio prodigo ci ricorda che tu sei figlio, amatissimo dal padre, e che questa condizione di figlio rimane in te qualunque cosa tu faccia. Tu la puoi misconoscere, la puoi calpestare, la puoi umiliare, ma davanti Dio ti vedrà sempre come figlio e sarà sempre pronto ad accoglierti qualora tu voglia tornare da lui. Breve approfondimento: la parabola della pecorella smarrita, perché ci dice che tu sei unico? Perché chi lascia 99 per uno sta dicendo che quell'uno vale quanto le 99 messe insieme. Quindi noi davanti a Dio non siamo un numero, ma siamo un unicum. Questo dobbiamo rifletterci. Sapete che significa questo qui? Che quello che, cioè, quello che la tua anima è, come Dio l'ha pensata e come l'ha creata, è unica, è ripetibile. Il rapporto che tu puoi avere fin da adesso con Dio e che Dio ha con te, e ancora di più quello che avremo in cielo con Lui, è esclusivo tuo. Guardate che oggi noi siamo super scienziati, no? Questa cosa è facilmente dimostrabile. Le impronte digitali mie, secondo voi ci può essere qualche individuo della razza umana che ce l'ha uguali alle mie? Lo sapete, sì o no? Il mio DNA, ci può essere qualche membro della razza umana che ce l'ha uguale al mio? Sì o no? Cose un pochino più empiriche, no? Da che cosa noi riconosciamo subito una persona anche se non la vediamo? Dalla voce. Basta che noi sentiamo mezza parola: è Francesco, è Loredana, è Nicola. La voce è un tratto unico e irripetibile.
Siamo tutti quanti membri della razza umana, cioè abbiamo tutti quanti gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, il corpo, le braccia, le mani, i piedi, ma portiamo, proprio scritto anche nella nostra struttura corporale, psicologica, i tratti dell'unicità. E questo ci deriva dal fatto che tu sei un pensiero di Dio creato da Lui appunto come unico e ripetibile. Per cui tu, cioè, pensate un attimino, io ho conosciuto, no? Una famiglia che ha 10 figli, secondo voi, no? Ci pensi soprattutto più di voi del dono di essere padre o madre. Se un figlio si perde, diventa un tossico, d'accordo? Si suicida. Che uno dice, vabbè, ho questi altri 9, che sono 9 fenomeni, sono bravissimi ragazzi, fa niente che quello è un tossico. C'è qualcuno di voi che pensa questo? Tra quelli che sono papà e mamma? Sarebbe un pazzo, sarebbe, no? È così, un'anima che si perde è un problema per il cielo, così come un'anima che si salva è una gioia per il cielo. La moneta è facile, la moneta è una cosa che ha valore. Voi sapete che anticamente, ma oggi noi non capiamo più queste cose, perché oggi i soldi non esistono più, oggi abbiamo, fai un'applicazione e schiacci un tasto e trasferisci un bonifico di 100 milioni di euro se ce l'hai schiacciando un tasto, ma una volta non era così, i soldi erano, avevano anche un valore intrinseco, perché le monete erano di bronzo, erano di rame, erano d'argento, erano d'oro, quindi avevano anche in quanto materiali un valore intrinseco. Allora qui ci ricorda che nessuno di noi è degno di disprezzo, ok? Neanche il più grande criminale di questo mondo, noi non dobbiamo disprezzarlo, perché Dio non lo disprezza, perché dietro la massa brutta e negativa di tante cose, anche scelleratissime che possa aver fatto, c'è sempre quella unica anima uscita bellissima e preziosa dalle mani di Dio che permane tale e che Dio spera un giorno di poter recuperare. Quindi se Dio non ci disprezza, noi non possiamo né disprezzare noi stessi né disprezzare nessuno. Ultima cosa, noi siamo figli, e qui la parabola del figlio prodigo ci riporta anche in parte alla seconda lettura. Questo ragazzotto pensava che stare lontano da suo padre sarebbe stata la svolta della vita. Io me devo andare a divertire, io voglio fare la vita. Due scatole, perdonatemi il termine, a casa di mio padre, ma annoio, capito? Probabilmente pensava qualcosa di simile di quello che pensava il fratello maggiore, perché attenzione a quello che dice, quando torna il fratello minore, dice, ah, io sono tanti anni che ti servo e osservo tutti quanti i tuoi comandi e tu non mi hai fatto mai fare una festa. Domanda, questo si sente felice a casa del padre o si sente oppresso? Si sente oppresso. Si sentiva oppresso pure quello più giovane, solo quello più giovane dice, io mi sento oppresso, allora sai che faccio? Me ne vado e vediamo un po' se si campa meglio di fuori. Grazie a Dio l'è andata a raccontare, perché quando ha constatato, andandosi a fare male però, che lontano dalla casa del padre si campava molto peggio, a un certo punto dice, ma a me chi? Ma me l'ha ordinato il medico? Ma chi me lo fa fare? Devo stare a mangiare le carrube in mezzo ai porci? Oh, proviamo, io ritorno, gli dico a mio padre, senti, ma merito manco che mi guardi, mettimi come l'ultimo dei garzoni, ma fammi stare a casa tua, perché mi sono sbagliato, sono stato ingannato, pensavo che a casa tua le stesse male, ma a casa tua si campa come gran signori. Voi sapete che mettere l'anello al dito, dato che prima abbiamo fatto riferimento a quei tempi, sapete che sull'anello c'era ordinariamente lo stemma, il sigillo di famiglia. Quando si doveva fare un atto tipo di compravendita, si firmava un contratto, c'era sotto la cera lacca dove il padre metteva il sigillo e con quel sigillo l'atto era valido. Quindi mettere al figlio l'anello al dito, sapete che significa? Questo ha sperperato tutto il patrimonio e gli ridà la carta di credito al padre, capite? Diremmo oggi in termini moderni. Questo doveva fatto secco tutto, dice vabbè ritorni, mo state tranquillo. No, no, no. Quando noi torniamo da nostro padre sinceramente pentiti, non soltanto ci perdona, ma ci ridà fiducia. Ecco perché quell'altro ha capito bene, dice, ma che sei matto? Questo già ti ha fatto secco tutto il patrimonio, poi gli ridà pure la carta di credito, gli metti l'anello al dito. Capito? Allora questo si è sbagliato.
Come si era sbagliato San Paolo a pensare che perseguitare Gesù Cristo e i suoi discepoli sarebbe stato dare gloria a Dio. Allora, voi sapete quando è che un uomo è veramente grande, io questo non mi stancherò mai di dirlo, quando è capace di dire, ma sinceramente, non davanti al prossimo, nel segreto del nostro cuore davanti a Dio, tutto quello che accade nel figlio del prodigo accade dentro il silenzio di quella situazione di umiliazione profonda in cui si trovava. È una riflessione interiore che fa, che dice, ma a me chi me l'ha fatto fare? Chi me lo fa fare? E deve soltanto avere il coraggio di tornare indietro e dire, ho sbagliato. Quando noi diciamo sbagliato, è fatto tutto quanto, d'accordo? Perché il nostro Signore ti mette la mano davanti alla bocca, non te fa manco finire di parlare, e già ti ha perdonato e restituito tutta la dignità che avevi perduto. Però questo ho sbagliato, bisogna dirlo. Perché per avere misericordia, e concludiamo, bisogna comprendere di aver sbagliato e umilmente chiedere perdono. Tutto qua, questo ce l'abbiamo ogni giorno, se vogliamo, davanti col sacramento della penitenza. Ecco, è una grande grazia, perché San Paolo non si rendeva conto di quello che faceva, e anche questo giovanotto uscito di casa, ripeto, uscito con l'illusione di stare meglio. Allora, sapete quante volte Papa Francesco ha parlato del figlio maggiore? Perché c'è molta gente che sta vicino a Dio ma non è contenta, perché non ha ancora interiorizzato con Gesù un rapporto vero, bello, profondo, di amicizia, di filiazione. Si sente davanti a Dio come un servo. Allora io devo timbrare qualche cartellino, le bestemmie è meglio che non le dico, perché vabbè, non le dico, a me se è meglio che ce vado, perché chi lo sa, d'accordo? Quindi si ha un rapporto, Hegel diceva, servo padrone, d'accordo? Tu devi fare una serie di cose sperando che con questo Dio stia buono e metto a posto i miei conti con Dio. Beh, vabbè, forse meglio questo che niente, ma non è un bel rapporto con Dio, d'accordo? Perché chi poi campa così, quando vede qualche farabutto, qualche disgraziato che veramente l'ha fatta grande, poi vede che ritorna in chiesa e comincia a pensare, è tornato pure in chiesa questo, ma non si vergogna per niente con tutto quello che ha fatto, e incarna poi lo spirito del fariseo. Se invece uno fosse felice di stare col Signore, se vede tornare una persona che stava lontano, che penserà? Dice, meno male, è tornato pure lui, così mo ricomincerà a gustare quanto è bello e gioioso stare con il Signore. Non gli viene da dire, guarda sto delinquente, e questo lo pure perdona anziché farlo correre. Ecco, quindi capite quante altre implicazioni ci sono in queste bellissime pagine evangeliche. Noi ci fermiamo qui, ecco, chiedendo però al Signore di portarci a casa questo, sentiamolo profondamente nel cuore. Davanti a Dio noi siamo unici, siamo preziosi e siamo figli e amici. Ecco, nella misura in cui ci sentiamo in questo modo, stiamo bene con Dio, con i fratelli e con noi stessi. Nella misura in cui non abbiamo interiorizzato questo nostro essere tali davanti a Dio, bene non ci stiamo né con noi stessi né nei nostri rapporti con Dio né nei nostri rapporti con il prossimo. Chiediamo a Maria Santissima, oggi sarebbe la festa dell'Addolorata, ma purtroppo non possiamo celebrarla, come vedrete sul bollettino la posponiamo a dopo domani, perché non si può celebrare neanche domani, che c'è una memoria obbligatoria, la liturgia. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a interiorizzare profondamente questo splendido rapporto con il Signore, per vivere e sentirci davvero onorati e felici di abitare nella sua casa. Siamo lodati Gesù e Maria.